14 felpe e 14 divise per i volontari dei nottambuli della Croce Bianca di Arezzo. È questa la doppia donazione da parte di due aziende del territorio. Bisogna ringraziare innanzitutto i nostri volontari, che in questo caso sono i nottambuli perché coprono un servizio di emergenza importantissimo per la città tutte le notti di tutti i giorni dell'anno. E per fare questo bisogna essere attrezzati oltre che formati. Quindi ringrazio le due aziende che hanno fatto questa donazione, perché è grazie a queste donazioni e a interventi di questo genere che noi riceviamo, diciamo, l'encomio più grande a riconoscimento del grande lavoro che facciamo. Un riconoscimento ma anche un sostegno, le pubbliche assistenze ne hanno sempre più bisogno. Assolutamente sì, perché le pubbliche assistenze praticamente sostengono dei costi quotidianamente per mandare avanti appunto l'attività che non sono completamente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi noi non vogliamo tirarci indietro nel dare il servizio, bisogna darlo al meglio e quindi bisogna essere un po' tutti partecipi a questa nostra attività. Questi ragazzi hanno bisogno di sostegno, ne hanno bisogno in vari modi. Una di queste è fare un piccolo sforzo economico da parte di una struttura che peraltro lavora dentro la sanità e che riconosce il merito a questi ragazzi, quindi donare questa felpa ai volontari è un piccolo gesto per un grande lavoro che questi ragazzi svolgono tutti i giorni. E spero che tutto ciò serva a sensibilizzare un pochino anche le altre nostre realtà imprenditoriali della zona che, insomma, dovrebbero essere un pochino più attenti alle esigenze della città.